Uè, dai la zappina. Bravo. Ci vediamo dopo? Questa è la strada che faccio tutti i giorni per andare a lavorare e chiaramente anche per raggiungere la stazione dove poi prenderò il treno per andare agli allenamenti di baseball. Gioco a baseball per non vedenti e ipovedenti dal 2018, quando ho iniziato appunto con la squadra dei Patrini Malnate. Me l'hanno fatto conoscere appunto l'Unione Ciechi di Varese. E con loro il primo anno ho vinto il mio primo campionato. Poi l'anno successivo, nel 2019, ho giocato a Milano con i Thunders 5, ho vinto un altro campionato e insomma, e poi sono ritornato dai miei amici Patrini, con il quale si è instaurato un rapporto meraviglioso di amicizia, di fratellanza, e c'è proprio una vera famiglia. Comunque ragazzi, adesso andiamo perché sennò poi il coach mi dà le multe che arrivo in ritardo. Dai. Max? Oh, dove? Ehi, ciao Max! Ciao, tutto a posto? Andiamo? Andiamo ad allenarci? Dai, andiamo. Scale, vediamo un po'. Diciamo, gradini, andiamo. Buona. Andiamo verso sinistra. Andiamo. Sinistra. Al baseball non vedente ha pensato all'autonomia anche degli ipovedenti e dei ciechi, oltre che proprio alla questione proprio fisica dello sport. Diciamo che appunto questo permette a noi di poterci muovere, di poter essere stimolati verso l'indipendenza. Dobbiamo prendere dei mezzi, dobbiamo prendere treni, dobbiamo fare tante cose per poter poi raggiungere magari i luoghi dove si svolge poi la partita, l'allenamento o comunque il ritrovo. E questo crea sicuramente anche delle aggregazioni. Quindi i tre punti fondamentali sono proprio lo sport, l'autonomia e l'aggregazione. Dobbiamo raggiungere anche altri luoghi, altri campi in tutta Italia. E quindi conoscere anche assistenti e non vedenti e ipovedenti di altre città, di altre regioni. E questo è meraviglioso perché comunque crea dei legami molto solidi anche e la possibilità di poterci magari stimolare proprio per andare a trovare dei nostri amici, che so, in Sardegna piuttosto che a Roma, in Umbria o in altre città. Io mi sono avvicinato al baseball soltanto l'anno scorso ed ero scettico all'inizio, forse probabilmente come tanti. Però dopo il primo allenamento già, a parte l'ambiente, il gioco mi aveva preso, è bello perché la libertà che ti dà di movimento, la possibilità di affinare l'udito, l'orientamento, va oltre il gioco stesso. Ed è bello anche per questo. Prima non facevo sport da tantissimo tempo,
e devo dire che è un gioco stupendo, bellissimo, ci rende amici, uniti, e poi le soddisfazioni ad ogni partita aumentano. BXC, Baseball per ciechi, inventato 25 anni fa. Questo gioco viene effettuato con l'ausilio di alcuni suoni, perché dobbiamo riprodurre quello che è il gioco dei normodotati adattato appunto a dei ragazzi non vedenti. Le regole fondamentali di differenza sono che in questo gioco non c'è il lanciatore, ma bensì il battitore farà tutto per conto proprio, quindi prenderà la pallina in mano, alzerà la mazza e batterà in territorio difensivo, dove i difensori appunto dovranno prendere questa palla che è sonora prima che il corridore riesca a arrivare salvo in seconda base, avendo attraversato la prima base sonora, e poi indirizzarsi verso un assistente vedente che ha delle palette in mano. Quindi i difensori appunto devono recuperare questa pallina e lanciarla al difensore vedente posto in seconda base prima che il corridore riesca a arrivare salvo. Salvo in seconda! Dalla seconda alla terza base ci sono ancora delle indicazioni tramite palette. Dalla terza base a casa base invece non ci saranno riferimenti se non la voce dell'arbitro, che è quello che all'inizio del gioco chiamerà appunto le tre basi. La Malnate era la mia mamma, Lietta Patrini. L'avventura è partita nel 1969, proprio qui su questo campo. Era molto significativo il fatto che una casalinga di quegli anni si appassionasse a tutto ciò, e quindi è cominciata l'avventura. Esattamente 12 anni fa ospitammo per caso qui al campo da baseball, al Gurial Field, il derby delle due squadre di baseball giocato da ciechi di Milano, i Tuoni e i Lampi, perché avevano il campo Kennedy occupato. Ci innamorammo di questo sport e dopo pochi anni nacque questo miracolo che si chiama i Patrini Baseball, ed io sono onorata che il nome della mia famiglia sia su questa maglia. Mi colpì molto quello che disse Antonio, un giocatore, quando mi ha detto: vedi Adele, io sono cieco e stavo tutti i giorni sul divano, poi grazie al baseball mi sono alzato dal divano, ho girato l'Italia, sono stato a Cuba, sono stato negli Stati Uniti. È tutto molto, molto emozionante, ma trovo che la cosa più importante sia il messaggio trasversale che questi ragazzi ci danno quotidianamente, soprattutto ai giovani, perché bisogna essere capaci di tramutare un momento critico in un punto di forza. Basta investire sull'energia, sulla creatività e sulla passione. Tre regole: si gioca e ci sarà un sorriso, si dà il 101% sempre e comunque, e non ci sono scuse del non ce la faccio, non ho voglia. Ok? Come nella vita. Inizialmente sono stato un attimo titubante, però poi ho accettato anche per un fatto di curiosità, e adesso sono qui, sono contento. La cosa che più mi ha fin da subito entusiasmato è una squadra che ho trovato molto unita, molto disponibile, e un bellissimo gruppo, e sono contento di farne parte. Ho conosciuto il Patrini del 2012. Sono venuto a provare a giocare con Gaetano Marchetto. La prima volta mi è piaciuto. E mi è entrato il baseball, entro proprio il cuore, è diventato come mia vita, mi ha aiutato tantissimo. Sono emozionata di questo gioco, per me è mia vita. In 31 anni di attività del gruppo sportivo, è il nostro primo sport di squadra. È iniziato nel 2011 e, per iniziativa di qualche nostro giocatore, e soprattutto Guglielmo, che è stato il primo assistente, andavano a giocare a Ravenna, nella squadra di Ravenna.
Poi siamo riusciti a mettere in piedi 6 giocatori per poter partecipare al primo campionato. I primi 2 anni eravamo un po' la Cenerentola del campionato. Poi sempre migliorati e alla fine abbiamo fatto un ciclo di 3 anni a vincere scudetti, Coppa Italia, torneo fine stagione. Quei periodi lì abbiamo vinto tutto. Per il CSV è uno sforzo anche economico, però lo facciamo volentieri, cerchiamo sempre degli sponsor perché è una soddisfazione, perché il gruppo cresce ed è bello vedere i nostri ragazzi più che altro che si divertono. Bravo! Nasce proprio da dentro questa voglia di stare insieme a questi amici, questa famiglia, diciamo così, va. Sto già bene con la mia famiglia, però c'è questa marcia in più che mi dà un po' più di carica, insomma. Quanta libertà ci dà questo sport, e ne dà tanta. Gli dà tanta libertà, a un non vedente o un ipovedente è la cosa più bella, è proprio la libertà di movimento che ha. I nuovi entrati non vedono l'ora di poter arrivare e frequentare allenamenti, fare gare, proprio non vedono l'ora. Gli ultimi specialmente, gli ultimi sono una favola. Questa è una delle cose più difficili nel mondo del baseball, cioè è far arrivare qualcuno al campo, ma quando arriva qualcuno al campo veramente non si esce più, perché io e tutti gli altri lo riteniamo veramente uno degli sport più belli e più completi in assoluto. Di questo sport mi piace l'aggregazione che crea e il passaggio di consegne dai veterani ai giovani. Oggi è una giornata fantastica perché ho avuto la possibilità di ricevere un altro ragazzino Fabio di 14 anni, alla prima volta che viene al campo, perché ha sentito dire da alcuni compagni di atletica più grandi che giocano con noi che c'era questo sport e ha voluto venire a provare. Oggi è venuto e ha fatto tutto quello che un giocatore di baseball riesce a fare dopo 3-4 mesi. Ed è stato accolto dai compagni di squadra come se fosse il Papa veramente. Hai subito dimostrato di essere un patrino, quindi ti rivolgiamo qua sul campo. E tutti i compagni di squadra ti vogliono rivedere qui, eh? Assolutamente. Questo mi fa piacere, questo non c'è differenza di età, di razza, di nessun tipo di discriminazione contro nessuno, è solo amicizia, è solo pura aggregazione e inclusione, ecco, questo mi piace tantissimo.